Ora, in questa lezione studieremo la distribuzione di campo elettrico prodotta da una distribuzione uniforme di carica su un cilindro che supporremo infinito lungo la direzione del suo asse, quindi avremo la carica Q depositata all'equilibrio sulla superficie del cilindro, superficie laterale, visto che abbiamo detto infinito. All'interno del conduttore il campo è zero, come abbiamo detto, essendo in equilibrio elettrostatico. All'esterno ci sarà un dielettrico epsilon. Quindi ci poniamo in un punto P all'esterno del conduttore e ci chiediamo il campo elettrico quanto valga. Bene, per legare il campo alla carica, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, occorre usare la legge di Gauss. Quindi occorre, il nostro è un problema in cui, conoscendo la carica, vogliamo ricavare E o D equivalente. Per poter utilizzare questa legge occorre scegliersi una superficie di integrazione. La superficie di integrazione, se la scegliamo in maniera intelligente, ci consente di calcolare quell'integrale in modo semplice. Bene, intanto qual è il sistema di coordinate più opportuno per questo tipo di geometria? Con un grande sforzo di intuito, di fantasia, direi il sistema cilindrico. Come è fatto un sistema di coordinate cilindriche? Nel sistema di coordinate cilindriche ogni punto è individuato da una coordinata z che vi dice la quota a cui vi trovate rispetto all'asse z, quindi è una coordinata cartesiana. Una volta fissato z, avete fissato un piano a z costante, andate ad affettare questo cilindro, lo proiettate sul piano z e sul piano z vi trovate questa situazione. Vi trovate il vostro punto, questo è z costante, questa è la sezione del mio cilindro, vi trovate il vostro punto che a questo punto, avendo fissato z, diventa un punto nel piano z costante. Nelle coordinate cilindriche questo punto viene individuato da due coordinate polari che ormai conosciamo perché le abbiamo viste all'opera con i numeri complessi. Okay? Quindi vi mettete nel piano z costante, vi trovate qui. Come individuate questo punto, che stavolta è un punto del piano, non è un punto dello spazio, come nel caso sferico? Con distanza dall'origine, r, e poi un angolo teta, come lo definite, come abbiamo fatto per i numeri complessi. Si prende una direzione qualsiasi come riferimento e si calcola l'angolo rispetto a quella direzione. Quindi una direzione qualsivoglia diventa per me il riferimento. Questo è teta uguale a zero. Queste sono le coordinate cilindriche, sono un ibrido tra polari e cartesiane. Avete un asse cartesiano che è quello del cilindro, poi vi mettete nel piano e usate le coordinate polari. Tutta questa complicazione in realtà ci ripagherà, perché ci consentirà di calcolare semplicissimamente questo integrale. Ripeto quello che vi ho detto la volta scorsa: il risultato non dipende da queste scelte, ma il modo con cui lo riuscite a ottenere sì. Il risultato è indipendente. Gauss vale qualunque sia la sigma chiusa che andate a scegliere. Se la scegliete bene, il calcolo è semplice, altrimenti è complicato, ma il risultato non cambia. Beh, detto questo,
come faccio a fare questo integrale? Intanto vi fornisco un'informazione che, se volete, viene fuori da un esperimento concettuale, cioè come distribuite il campo elettrico. In realtà si può dimostrare sfruttando le simmetrie delle sorgenti, ma io ve lo do come assioma in qualche modo. Immaginate di fare questo esperimento, di mettervi intorno a questo cilindro e misurare direzione e verso del campo, vi trovereste che il campo all'esterno di questo cilindro è diretto così, è tutto ortogonale all'asse Z, quindi nel piano che contiene l'asse longitudinale ve lo ritrovate ortogonale, nel piano Z costante il campo è radiale. Quindi praticamente, se andate a visualizzare le linee di campo nel piano Z costante, apparentemente trovate la stessa struttura di quella della sfera. Perché dico apparentemente? Perché nella sfera R è la direzione radiale, come origine il centro della sfera. Non è così in questo caso, Se mettete in questo piano, vedete i vettori sono ortogonali all'asse. Quindi R è la direzione radiale nel piano, mentre nella sfera R è la direzione radiale nello spazio 3D. Ok? Comunque, in questo sistema di riferimento, io posso quindi concludere che il mio campo elettrico, che tecnicamente dipende da Z, da R e da T, e che in generale ha una componente lungo Z, uno lungo R e uno lungo T, in questo caso specifico ha solo componente lungo R. Il versore R è proprio questo. Questo è il versore R. Questo è il versore Z e questo è il versore θ. Ok? Bene, ha solo componente lungo R e dipende solo da R. Perché dipende solo da R? Per motivi di simmetria. Non dipende da Z, perché? Perché abbiamo supposto la struttura infinita. E quindi se io cambio Z non me ne accorgo, infatti. Sto andando all'infinito con questo conduttore. Se fosse troncato, a un certo punto inizio ad arrivare verso il bordo, non posso più dire che mi aspetto lo stesso risultato che avrei ottenuto per un'altra Z. Se Z è infinito, comunque mi muova lungo Z, a parità di distanza dal conduttore, trovo sempre lo stesso risultato, non cambia la sorgente. Allo stesso modo, per la stessa ragione che vedemmo la volta scorsa, se io mi metto nel piano Z costante a una certa distanza R e giro intorno alla stessa distanza, la sorgente non cambia, perché ho supposto la carica distribuita uniformemente. L'osservatore che si muovesse a R costante non vedrebbe nessuna differenza di sorgente, quindi il campo non può dipendere da θ, non può dipendere da Z, non può dipendere da θ. Questa è la struttura di campo. Con questa struttura di campo, date queste informazioni, adesso è semplice fare il calcolo. Quale superficie andrò a scegliere per fare questo calcolo? Benissimo. Io voglio calcolarmi il campo nel punto P. Mi vado a prendere come superficie, cosiddetta superficie di Gauss, una superficie cilindrica coassiale, quindi ha lo stesso asse del mio cilindro e passa per P. Quindi immaginate questo cilindro. La superficie deve essere chiusa, quindi a un certo punto dovrò troncare. Chiamo L. La lunghezza di questo cilindro verde. Questa per me è la superficie di integrazione. Se la vado a vedere proiettata nel piano Z, sarà proprio la circonferenza che passa per P.
conferenze di raggio R. Questa è la proiezione nel piano Z costante di questo cilindro verde chiuso, che è la superficie su cui integro la legge di Gauss. Come vedrete, il calcolo è molto semplice, però tutti i passaggi, il preambolo è molto più complicato del calcolo stesso. Simmetrie, strutture, proprietà, tutto questo serve a semplificare il calcolo finale. Io cosa devo fare? Scelta la superficie sigma, il teorema di Gauss mi dice: benissimo, la superficie si svolge tutta all'esterno rispetto al conduttore, quindi si svolge nella regione del dielettrico epsilon, dove D è uguale a epsilon per E. Quindi io la legge di Gauss la posso scrivere come flusso di E attraverso la superficie scelta uguale alla carica contenuta in quella superficie diviso epsilon. Bene, adesso chi è la superficie sigma? È la superficie di un cilindro. Questa superficie sarà fatta di tre pezzi. Che chiamerò S1, S2 ed SL, cioè la superficie di un cilindro la ottengo facendo l'unione della superficie di base, base inferiore, superficie laterale, superficie di base superiore. Trovate? Quindi l'integrale sulla superficie chiusa lo posso spezzare in tre pezzi: S1, SL, S2. Integrale su S1. SL su S2. Questi ovviamente sono flussi attraverso superfici aperte, la cui unione ci dà la superficie chiusa. Su ciascuna di queste superfici la normale sarà diversa. Chiamiamo N1, NL, N2. Bene, chi è la normale alla superficie S1? È il versore meno Z. Trovate? La superficie S1 è questa, la sua normale è questa. Quindi N1 coincide con il meno Z. Siete tutti d'accordo? Vi ricordate cos'è il prodotto scalare di un vettore per un versore? È la proiezione di quel vettore su quella direzione. Come è fatto il campo elettrico? Il campo elettrico è ortogonale a Z. E quindi quanto vale il prodotto scalare? Qual è la sua componente lungo Z? È Z. Quindi questo non lo dobbiamo calcolare, perché per condizioni di ortogonalità tra normale e campo non ci darà mai flusso. Vedete, il campo è quella freccia rossa. Non crea flusso attraverso la superficie di base, perché è tutto tangente a quella superficie. Quindi ortogonale alla sua normale. Ovviamente lo stesso lo potete dire per la superficie S2. Trovate? Chi è la normale S2? Sarà stavolta più Z versore. Ma ancora una volta il campo elettrico è ortogonale a Z. Quindi anche questo contributo è nullo. Quindi l'unica superficie che contribuisce al flusso è quella laterale. E chi è il versore
alla superficie, chi è il versore normale alla superficie laterale di un cilindro? È proprio R. È proprio questo versore qui. Vedete? In ogni punto il versore normale coincide col versore radiale in questo sistema di coordinate. Quindi, quando faccio il mio integrale su SL, io faccio l'integrale del campo proiettato su R e mi riporto alla condizione semplice che abbiamo visto nella scorsa lezione, perché avendo fatto questa scelta io ho allineato il versore normale con il campo stesso, perché il versore è R ma lo stesso campo allineato con R, e quindi io qui metterò il modulo di R per R versore, che sarà moltiplicato scalarmente ancora per se stesso, e quindi questo è uguale a 1. Morale della favola: quello che stiamo cercando non è altro che l'integrale sulla superficie laterale del modulo del campo. Ok? Facendo così abbiamo fatto sparire tutte le operazioni con i vettori. Con questa scelta della superficie, l'operazione di calcolo del flusso coincide col calcolare integrale doppio di una quantità scalare che è il modulo del campo. Non siamo ancora contenti, noi il campo non lo conosciamo. Tutto quello che stiamo facendo, signori, a che serve? Noi abbiamo un'equazione di partenza che è in forma integrale. Un'equazione integrale è un'equazione in cui i termini noti a secondo membro non sono legati direttamente all'incognita che volete calcolare, ma all'integrale di quell'incognita. Il nostro obiettivo è noto Q, voglio sapere F, ma F sta sotto il segno di integrale, quindi tutti questi passaggi che stiamo facendo sono finalizzati a tirar fuori E. Ma a questo punto la cosa la possiamo fare facilmente, perché l'integrando da chi dipende? O da R. Su che cosa stiamo integrando? Su una superficie laterale. I punti di quella superficie hanno tutti R costante, per definizione. Sono i punti a distanza R costante dall'asse. E quindi stiamo integrando nel dominio di integrazione una funzione che è costante, sempre grazie alla scelta di questa superficie. Cioè non dobbiamo farlo più l'integrale, perché questo diventa l'integrale di 1. Se l'integrando è costante, allora la matematica mi dice che posso tirar fuori l'integrante dall'integrale, integrando dall'integrale. Quindi tutto il nostro calcolo si riduce a fare l'integrale di 1. Che cos'è l'integrale di 1? L'area della superficie laterale. Quindi tutto il nostro sforzo matematico consiste nel ricordarci quello che, ovviamente alle elementari ma sicuramente alle medie, era la formula per calcolare l'area di un cilindro, la superficie laterale di un cilindro. Questo è tutto quello che ci viene chiesto. Ovviamente il calcolo semplicissimo presuppone tutta una serie di proprietà. Quello che avrete più difficoltà a ricordare non è questo, ma come ci si arriva, ovviamente, perché c'è tutta una serie di considerazioni, proprietà, simmetrie, applicazioni, scelte che ci consentono di arrivare a un calcolo semplice. Quanto vale l'area di una superficie laterale, della superficie laterale di un cilindro di raggio R altezza L? Dovete fare perimetro di base, quindi 2 pi greco r per altezza. Questo è tutto, siamo arrivati. Tutto questo per calcolarci il primo membro dell'equazione di Gauss. A questo punto, questo Gauss mi dice che deve essere uguale a Q diviso epsilon. Chi è Q? Non è tutta la carica, questo è un cilindro infinito, quindi la carica è infinita, definizione.
Gauss mi dice no, guarda che devi mettere la carica contenuta nel tratto L, perché quella viene intercettata dalla superficie verde, quella contenuta all'interno, e quindi questo ci fornisce l'andamento del campo in funzione della distanza tra Q diviso 2 di greco epsilon, mi sono perso, no, epsilon sta qui, per L. Spesso viene indicato in questo modo. Facendo riferimento alla carica per unità di lunghezza. Questa è una quantità finita, ovviamente. Questa qui è infinita. Ok? Quindi, vedete, il campo elettrico prodotto da questa struttura, ve lo riporto qui, vale 0 per R minore di A, vale Q diviso 2 di greco epsilon L R per R maggiore di A, e quindi se voglio visualizzare il campo in funzione di R, io ottengo fino al raggio A un campo zero. Poi otterrò il suo massimo, che è Q tra 2 pi greco epsilon L per A. Da questo punto in poi il campo decade, stavolta come 1 su R, allontanandoci dal cavo, dal cilindro. Cosa osserviamo rispetto alla sfera? La sfera è l'esempio più semplice, ovviamente, di una carica tutta confinata al finito. Tutte e tre le dimensioni sono finite, x, y e z, se volete raggio costante. In quel caso, se la carica è tutta confinata al finito, allontanandoci dalla sorgente, il campo decade come 1 su R quadro. Quindi se voi raddoppiate la distanza dalla sorgente, l'intensità di campo che vi beccate è un quarto di quella precedente. Ok? Questo ovviamente è un caso molto semplice, però se l'oggetto che produce il campo non è sferico, ma ha una forma irregolare, capirete anche voi che nel momento in cui io mi allontano tanto da questo oggetto, la sorgente, dal punto di vista dell'osservatore, diventa puntiforme, quindi l'irregolarità locale si perde. Quello che io trovo allontanandomi è un andamento simile anche in valore a quello che avrei considerando la sfera piuttosto che il vero oggetto irregolare. In altre parole, la differenza che c'è tra il campo sferico e quello vero la potete percepire in prossimità di quell'oggetto. Tanto più vi allontanate, tanto più perdete, tanto meno differenza c'è tra il campo prodotto da un oggetto irregolare e quello prodotto da una sfera, parità di dimensioni equivalenti. Cosa voglio dire? Che quando avete una sorgente concentrata e dovete stimare come si abbatte il campo allontanandovi, se la carica è concentrata in tutte e tre le dimensioni, allora la legge di scalatura è 1 su R quadro. Se invece c'è una dimensione preponderante rispetto all'altra, questo quadro quale caso rappresenta? Il caso di un cavo elettrico. In un cavo elettrico, immaginate le linee aeree sospese tra un traliccio e l'altro. Lì ci sono oggetti che hanno raggi molto piccoli, centimetri, e lunghezze di centinaia di metri. È evidente che non è infinito, ma chiaramente tutto quello che vi dico è tanto più vero alla realtà quanto più il rapporto che c'è tra L e A è grande, cosiddetto rapporto di aspetto.
Quindi questa soluzione rigorosamente è vera per L infinita, ma la utilizzeremo ogni qualvolta studieremo un problema in cui la carica è distribuita in maniera non più bilanciata sulle tre dimensioni, ma una delle tre dimensioni è molto più grande delle altre due. Per esempio il caso classico è il cavo elettrico. Se io voglio sapere, allontanandomi da un elettrodotto, di quanto decade il campo, per esempio per motivi di sicurezza, sapete, c'è un problema di inquinamento elettromagnetico, intorno ad un elettrodotto esistono delle regioni, delle fasce cosiddette di rispetto, all'interno delle quali, soprattutto gli elettrodotti di alta tensione, non è possibile per esempio concedere licenze edilizie, non si può abitare lì, perché i livelli di campo sono superiori a quelli che la norma ci consente di assorbire in maniera sicura. Ma io devo sapere come decade il campo. Allora, mentre se la sorgente è concentrata, immaginate che la sorgente sia una cabina elettrica, non è una sfera, ma a lunga distanza ci dà lo stesso campo della sfera. Io, se devo stimare di quanto mi devo allontanare da quel punto per avere un campo che è un quarto di quello originario, applicando la legge di scalatura 1 su R quadro, so che devo raddoppiare la distanza e ottengo un quarto. Se invece mi devo allontanare da un elettrodotto, quindi un cavo tra due tralicci posti a 300 metri l'uno dall'altro, vedete, stavolta che cosa mi sta dicendo questa soluzione? L'unico modo per attenuare il campo è allontanarti, ma solo se ti allontani lungo la direzione radiale. Se questo è l'elettrodotto e io invece di allontanarmi lungo R mi muovo lungo Z, non cambia niente. A parità di distanza, a parità di distanza R, se cambio Z non cambia nulla, se cambio teta non cambia nulla. Quindi, a differenza del caso precedente, dove io, qualunque fosse la direzione, purché mi allontano dal centro della sfera, il mio campo decade, adesso io mi posso allontanare, per avere un effetto sul campo mi devo allontanare lungo R, se mi muovo lungo Z o lungo teta non cambia nulla. Quindi il campo decade ma solo lungo una direzione, che è quella ortogonale. Mentre nel caso della sfera, qualunque sia la direzione di allontanamento, c'ho un decadimento. E lungo quella direzione, stavolta, vedete, la legge di decadimento è più debole, è meno veloce. È 1 su R, non è 1 su R quadro. Quindi se volete un campo che è la metà, dovete raddoppiare la distanza. Ok? Bene, per oggi ci fermiamo qui. Prossima lezione prenderemo questo risultato e studieremo alcune configurazioni interessanti. Il condensatore cilindrico, che è uno di quelli adottati nella realtà. Io vi ho presentato nella scorsa lezione il condensatore sferico. Il condensatore sferico è l'unico ideale, ma qual è il problema del condensatore sferico? Vi ricordate com'è fatto? Sono due sfere concentriche. Il mio condensatore che cos'è? È un bipolo. Voi volete realizzare un oggetto che poi dovete collegare alla rete con due morsetti. Come fate a collegare il conduttore interno? Dovete rompere quello esterno. Cioè, la configurazione di due sfere concentriche non è quella ottimale dal punto di vista pratico, è quella ottimale dal punto di vista ideale dell'induzione, ma non dal punto di vista pratico. Uno dei due condensatori più usati è quello cilindrico. Se andate a guardare qualche scheda elettronica trovate un sacco di condensatori cilindrici. Perché? Perché il condensatore cilindrico facilmente vi consente l'accesso alle due armature attraverso i due morsetti. L'altro condensatore sarà il condensatore piano, che vi presenterò alla prossima lezione e che sfrutterà la soluzione di un altro problema cosiddetto canonico, cioè fatto su geometrie elementari, che è il calcolo del campo prodotto da una lamina. Quindi andremo finalmente al parallelepipedo e torneremo nel sistema di coordinate che ci piace, x, y e z, abbandonando queste coordinate complicate. In realtà, vi ho fatto osservare, se questo problema, se lo risolvessimo in coordinate cartesiane, sarebbe più semplice da capire, ma molto più complicato da risolvere, perché se queste coordinate le proietto in x, y e z, vedete, z non cambia nulla,
ma mentre nel sistema R θ io ho potuto cancellare una delle due coordinate grazie alla simmetria, se lascio R e passo alle coordinate x, y, le devo usare tutte e due, perché R chi sarà? La radice di x quadro più y quadro, quindi contiene sia x che y. Quando vado a fare l'integrale devo farlo sul serio, non mi posso riportare ad un integrale di una costante. Va bene, signori.